Ieri sera Pulvis e Umbra mi ha chiesto: ma per quale motivo, secondo te, prima del peccato originale, Adamo ed Eva non si dovevano riprodurre, mentre dopo il peccato originale hanno cominciato ad avere figli? Perché prima bastavano a se stessi e dopo invece hanno dovuto riprodursi? Cosa è cambiato? Leggendo Genesi 3, Dio pronuncia le seguenti parole a Eva dopo che lei si è lasciata tentare dal serpente e le dice: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli. Quindi Dio moltiplicherà le sue gravidanze e le sue sofferenze. Con doglie partorirà. È come se in un certo senso procreare fosse una punizione. Più tardi, in Genesi 9, Dio ordina a Noè e alla sua famiglia: crescete e moltiplicatevi. Dà loro questo comandamento: moltiplicatevi. Perché devono moltiplicarsi? Dio vuole infliggere una punizione? Moltiplicando le gravidanze delle donne, infliggendo loro delle sofferenze. Che senso ha doversi riprodurre? Per quale motivo bisogna procreare? Voi cosa ne pensate?